Performance eccezionali e uno scenario mozzafiato arricchito da un suggestivo video mapping sull'inconfondibile scala in bianco di Locorotondo. È stata un grande successo di pubblico la seconda serata del Viva Festival 2024 che fino al 4 agosto anima il cuore della Valle d'Itria. Circa 3.000 persone hanno applaudito l'attesissimo live degli Air che hanno suonato interamente dal vivo il celebre album di esordio Moon Safari. Pubblicato nel 1998, Moon Safari ha catapultato il duo francese sulle vette più alte della musica elettronica, contribuendo a costruire la cultura pop del XX secolo. Quella di Locorotondo è stata dunque un'occasione imperdibile per ammirare la performance arricchita dal gioco di luci sulle case bianche del borgo. Ma la serata è stata ricca di tantissime altre emozioni. La performance degli Air è stata infatti anticipata dal producer God Bless Computers. A seguire è salito sul palco Dardust, uno fra i pianisti italiani della nuova generazione e fra i più ascoltati al mondo, che al Viva Festival ha portato in scena il suo unico live elettronico dell'estate, applauditissimo dal pubblico. Spazio anche per Giulia Tess, che ha proposto le sue sonorità con una performance fresca e fluida. A chiudere ci hanno pensato i The Blaze, il duo francese che sovrappone audio e video e interpreta il nuovo suono delle giungle urbane. La giornata era cominciata già alle 10 del mattino con l'Extra Viva Market accompagnato dal DJ set di Disco Bizzarro, noto per le sue selezioni musicali che spaziano tra italo, disco e funk. Nel pomeriggio alle 18 è seguita una visita guidata tematica, sguardi sul Viva Festival, per scoprire il centro storico di Locorotondo e il museo Perle di Memoria. In serata la chiesa matrice ha infine ospitato Jennifer Guerra con il suo libro Il femminismo non è un brand, in dialogo con Bianca Chiriatti, un'occasione per riflettere sul fenomeno del femminismo e sulle sue implicazioni nella società contemporanea.